siamo tornati dal Giampa, perché qui all'area 34 è arrivata una nuova miscela. Sì. Ma no, da miscela. La miscela per il motorino? No, ah, no, la miscela per il caffè, ma non per tutti, Giovanni, ma per Palati. Per Palati raffinati. Quanti di quelli che ci stanno guardando adesso si sentono, ah, parla di me, che ci hanno parlato raffinato? Chissà. Ma sono tanti col parlato raffinato. Raccontaci. Questo è il classico, è la Roma 34, il classico. Ha sbancato, per che tutto. Ha sbancato. Guarda, non è una pubblicità, come si dice, con, insomma, ci siamo messi d'accordo perché proprio l'altra volta io mi sono combinato con quello che si è raccomandato, perché era un po' che non ti arrivava questa miscela. E tu gli hai detto, guarda, c'ho un, è in arrivo, la un pacchetto aperto, era ancora un pacchetto di prove, stiamo ormai andati in produzione. Questo è quello che è miscela raffinata, Questo è un grande prodotto per parlare di raffinata. È molto più arabico, quindi va da solo il nome, Gentleman. A Roma 34 Gentleman. Fa più di così. Perché è una grande percentuale di caffè arabico, con Etiopia, Colombia, insomma, stiamo parlando del top, del caffè. Molto buono, e devo dire che lo stanno apprezzando in molti, eh. Però ecco, non è per tutti, perché non è per tutti. Quindi, insomma, un po' più acido, un po' più. Quindi se non siete così, insomma, da quel palato esperto. Perché abbiamo il caffè per tutti i gusti, tutti perché il caffè è un piacere, diceva l'amico nostro. Se non è un piacere, che piacere è? Certo. Quindi c'è chi gli piace più morbido, chi più un po' più forte. Ci abbiamo tutti i gusti. Benissimo. Quindi, perfetto. Giampa, veramente qui da te. Ti è piaciuto o no? A me è piaciuto da morire, insomma, che ci ho rimesso le penne. Non morire adesso, perché sennò devo chiamare l'ambulanza, gli devo mettere benzina. Siamo vicini qui, un attimo. No, è piaciuto tantissimo. E, ti ricordi la canzone? Ah, che bello caffè, sulla Lada 34 sanno fa. E finiamola qui. Sei fantastico. Grande Giampa. Più del caffè quasi.